Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo che ormai è un appuntamento fisso prima dell'uscita di una grande espansione come Oltre la Luce. Come sicuramente saprete, ieri Bungie ha rilasciato un VDOC parlando un po' più nel dettaglio di quello che incontreremo il prossimo mese, ed è quindi arrivato il momento di fare un resoconto di quello che possiamo aspettarci. Vi ricordo come sempre che questi video servono per confrontarci con voi, ma che comunque manca ancora qualche settimana all'uscita del DLC e che potremo scoprire qualcosa di nuovo prima di allora. Proprio per questo, venerdì 6 ci ritroveremo in live per un nuovo The Chessplay Talk, in cui potremo discutere insieme riguardo tutto quello che sappiamo su Oltre la Luce. Mi raccomando quindi non mancate, perché è un'occasione per confrontarci direttamente e condividere le nostre idee. Detto questo, direi di andare innanzitutto a riassumere brevemente ciò di cui si è parlato in questo VDOC, per poi darvi i nostri pareri al riguardo. Iniziamo col dire che gli sviluppatori di Bungie hanno annunciato la stagione che verrà, la stagione della caccia, come l'apertura dell'ultima grande trilogia di Destiny, che vedrà Oltre la Luce quest'anno, la Regina dei Sussurri l'anno prossimo e Eclissi nel 2022. Come sappiamo già, a novembre sbarcheremo su Europa, dove l'ignota ci guiderà nella battaglia contro Aramis, il suo esercito di caduti e l'oscurità stessa. La cosa interessante che però è stata precisata da Bungie è che durante questa storia andremo ad analizzare meglio il dualismo tra luce e oscurità, e che la stessa Aramis ci farà vedere il viaggiatore con occhi diversi, mettendoci in dubbio riguardo quale delle due fazioni sia il giusto. Questo a parere nostro è un fattore geniale. Immaginate se tra 2 anni scoprissimo che in realtà il viaggiatore è il vero nemico e che l'oscurità ha sempre voluto aiutarci. Ovviamente è ancora presto per dirlo, ma questo avvicinarsi all'oscurità è sicuramente uno spunto interessante. Tutta la storia sarà incorniciata dai passaggi ghiacciati di Europa, pianeta simbolo dell'età dell'oro e che ora nasconde tantissimi segreti, come per esempio la cripta di Pietrafonda, ambientazione nel raid di uscita il 21 novembre e che si vocifera potrebbe vedere come boss Clovis Bray stesso. Tuttavia Bungie ci ha riservato una sorpresa, perché una volta sconfitta Aramis, la storia non si concluderà. Al contrario invece ci ritroveremo a dover aiutare Osiride a sventare i piani di Xivorat, sorella di Oryx e Savathun, che sta reclutando un esercito di corrotti. Il tutto accompagnati da Uldren Zob, rinato come guardiano e ignaro della sua vita passata. A mio parere il ritorno di Uldren è sicuramente un elemento narrativo non da poco, che tuttavia non avrei annunciato così platealmente, ma forse avrei preferito mantenere segreto per sorprendere i giocatori. Però solo che ci sarà altro da scoprire. Parallelamente a queste due vicende, sulla roadmap troviamo quelle che sembrerebbero essere due nuove attività, le cacce all'impero per quanto riguarda Aramis e gli Elixni, e le cacce all'Endofuria contro Xivorat e i suoi corrotti. Tuttavia non sappiamo ancora niente a riguardo, quindi non possiamo che attendere. Diciamo quindi che gli elementi per far salire l'hype ci sono, ma non manca anche qualche dubbio, soprattutto per quanto riguarda il PvP, che ultimamente è sempre messo un po' da parte. Da quello che ci è stato annunciato, l'unica novità a riguardo sono le armi affinate, ovvero versioni migliorate delle armi delle prove, ottenibili solamente al faro. Sicuramente un ritorno emozionante ad un elemento che in Destiny 1 aveva la sua importanza e che spingerà molti giocatori ad arrivare al faro. Tuttavia una boccata d'aria fresca servirebbe anche al crogiolo di base. Magari un cambiamento alla playlist competitiva, qualche nuova modalità o mappa, o comunque qualcosa che possa dare ai giocatori PvP una sensazione di novità. Per esempio, guardando la roadmap mi è sembrato di capire che anche questa stagione non vedremo un nuovo set di armature dello standard di ferro. Tuttavia manca ancora qualche settimana all'uscita del DLC e sicuramente Bungie avrà altro da mostrarci. Vi ricordo quindi di non mancare venerdì prossimo per discutere di tutte le novità che saranno state rilasciate. Quindi ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, se è così stato lasciate like, commentate e condividetelo. Come al solito vi ricordo, se non siete iscritti al canale, di iscrivervi e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.